Rudolf Steiner, un estratto da una sua conferenza, Opera Omnia 177 del 27 ottobre 1917. Ma gli spiriti delle tenebre sono in mezzo a noi, sono qua. Dobbiamo restare in guardia in modo da accorgerci quando li incontriamo, in modo da comprendere dove si trovano, perché la cosa più pericolosa nel prossimo futuro sarà abbandonarsi inconsciamente a tali influssi che realmente esistono intorno a noi. Infatti, che l'uomo li riconosca o meno non fa alcuna differenza per la loro reale esistenza, ma soprattutto per questi spiriti delle tenebre sarà importante portare confusione, dare false direzioni in ciò che si sta ora diffondendo in tutto il mondo e per cui gli spiriti della luce continueranno ad operare nella direzione giusta. Ho già avuto occasione di mettere in guardia su una direzione sbagliata che è davvero fra le più paradossali. Vi ho indicato che i corpi umani si svilupperanno in modo tale che vi potrà trovare posto una certa spiritualità, ma che il pensiero materialista, la cui diffusione è sempre più alimentata dalle indicazioni degli spiriti delle tenebre, opereranno in modo da opporvisi con mezzi materiali. Vi ho detto che gli spiriti delle tenebre ispireranno le vittime di cui si nutrono gli uomini che abiteranno, persino a diventare un vax per deviare verso la fisicità, fin dalla primissima infanzia, la tendenza delle anime verso la spiritualità. Come oggi si vaxano i corpi contro questo e quello, così in futuro si vaxeranno i bambini con una sostanza preparata in modo che attraverso la vax queste persone saranno immuni dallo sviluppare in sé la follia della vita spirituale, follia ovviamente dal punto di vista materialistico. Tutto questo tende, in ultima analisi, a trovare il metodo con cui si potranno vaxare i loro corpi in modo che essi non potranno sviluppare inclinazioni verso idee spirituali, ma crederanno per tutta la loro esistenza solo alla materia fisica, così come dagli impulsi che la medicina ha tratto dall'inclinazione all'inganno. Oggi vax contro la tubercolosi, domani si vaxerà contro la disposizione verso la spiritualità. Con ciò si tende solo a dare un accenno a qualcosa di particolarmente paradossale tra le molte altre cose che accadranno in questo ambito in un futuro prossimo e anche più remoto, in modo di creare scompiglio in ciò che deve fluire sulla terra dai mondi spirituali, grazie alla vittoria degli spiriti della luce. E vi auguro una buona riflessione su questo suo monito, dalle sue parole sagge. E auguro a tutti voi una buona vita.